71esima edizione, un'edizione che cambia con una nuova data, cambia con un percorso modificato, ma soprattutto con un parterre di alto livello. Presidente Sebastiani, si riparte con obiettivi ambiziosi e soprattutto con uno sguardo al futuro. Sì, uno sguardo al futuro, ma senza dimenticare il passato, perché questa corsa è rimasta in piedi grazie all'impegno di Renato Ricci e di tutto il suo staff. Renato rimane con noi, al mio fianco, e lo sarà ancora. Vogliamo fare un pochettino meglio, perché comunque sia con l'aiuto magari di qualcun altro si riesce a fare sicuramente qualcosa in più. A me dispiace che questa corsa, che è la corsa dell'Abruzzo, non è una corsa di Pescara piuttosto che di un'altra città, ma è una corsa abruzzese importante, poi le risposte sono sempre tiepide, non sono mai risposte calde, calorose. Questa città, questa regione ha bisogno di gente che ha entusiasmo, che ha voglia di fare e che voglia poi portare alla ribalta nazionale non solo una regione alla quale secondo me non manca nulla. Io purtroppo sono abruzzese doc e tengo sempre a precisare che questa è una regione bellissima, ma forse manca qualcosina degli abruzzesi. Questa collocazione a fine settembre farà sì che il Matteotti sarà l'ultima prova prima del Mondiale, un valore aggiunto a questa manifestazione? Il cambio di data era necessario e fondamentale per cercare di portare interesse e di portare i corridori qui in Abruzzo. Abbiamo fatto un gemellaggio con il Pantani e quindi subito dopo il Pantani le squadre scenderanno giù. Ci auguriamo per il futuro che possano essere sempre di più le squadre importanti, perché poi alla fine a mio avviso bisogna decidere: se vuoi fare una corsa importante di professionisti ci devono essere quelli importanti, altrimenti magari è più giusto organizzare una bellissima gara di dilettanti, che va bene lo stesso, però poi per chi viene a vedere la gara è chiaro che ci si aspetta sempre qualcosa di più dai professionisti.